Bentrovati su Sky TG24. Il faccia a faccia che sta per iniziare si chiude con una dichiarazione di Letizia Moratti che Giuliano Pisapia, candidato del Partito Democratico a sindaco di Milano, ci ha diffidato dal mandare in onda. Riteniamo che sia nostro diritto, oltre che nostro dovere di cronaca, trasmettere l'intero confronto che si concluderà con una precisazione del nostro direttore Emilio Carelli. Continueremo in una politica moderata. Una politica moderata perché la mia formazione professionale è una formazione professionale moderata, vengo da una famiglia moderata, tutta la mia vita ne è una testimonianza, credo a differenza del candidato Pisapia che è stato dalla Corte d'Assise giudicato responsabile di un reato, il reato di furto di un veicolo che doveva essere un veicolo per il sequestro e il pestaggio di un giovane. Corte di Assise, sentenza della Corte d'Assise, giudicato responsabile e amnistiato. L'amnistia non è la soluzione. Il nostro faccia a faccia termina qui. No, perché, invito tutti, invito i nostri candidati. C'è un falso di cui rispondere. Stretta di mano. Le sentenze finali sono quelle... Spero. Invito a una stretta di mano finale, se lo volete. È una cosa vergognosa. È una sentenza della Corte d'Assise. No, c'è un appello. Lei lo sa che ci sono tre gradi di giudizio? Purtroppo il nostro tempo è terminato. No, grazie e arrivederci. Questa cosa è... Finale incandescente di questo faccia a faccia per le gravi accuse rivolte da Letizia Moratti a Giuliano Pisapia. Il format televisivo e le regole condivise hanno impedito a Pisapia una controreplica. Per correttezza giornalistica riteniamo importante riportare quanto da lui dichiarato in proposito. Io sono stato vittima di un errore giudiziario e sono stato assolto per non aver commesso il fatto quando addirittura c'era la formula dell'insufficienza di prove, ha detto Pisapia. L'avvocato ha in particolare precisato che dal concorso morale in furto d'auto, seppur coperto da amnistia, è stato assolto perché risultava evidente la sua innocenza e che a tale proposito metterà la sentenza a disposizione di chiunque la vorrà leggere. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.